Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Ci duole ammetterlo, ma la guerra è una delle costanti del genere umano e di riflesso è entrata a far parte delle nostre opere di fantasia, dai miti raccontati millenni fa sino alle saghe che oggi ci tengono incollati allo schermo. In guerra tutti gli sforzi sono diretti verso uno scopo ben preciso: sconfiggere il nemico o addirittura annientarlo, impedendo che possa tornare a opporsi e a combattere in futuro. Per fare questo, l'umanità ha sviluppato armi sempre più efficaci e potenti, prima lance, archi e spade, poi moschetti, fucili, cannoni, fino ai più moderni missili, aerei e droni. Poi però, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo fatto un ulteriore passo verso l'abisso. Abbiamo creato un'arma di una potenza e di una pericolosità mai vista prima: la bomba atomica. In questi giorni il tema della creazione della bomba atomica è tornato ad essere molto popolare grazie all'uscita del film Oppenheimer di Christopher Nolan, pellicola che ripercorre le vicende del celebre progetto Manhattan e ovviamente anche quelle dello stesso Oppenheimer, il padre dell'arma atomica. Inoltre, a causa della guerra in Ucraina, la paura di un possibile conflitto nucleare tra Est e Ovest è ritornata in qualche modo attuale, facendoci correre più di un brivido lungo la schiena. L'idea che la nostra specie possegga uno strumento così distruttivo da poter causare la nostra stessa fine ci inquieta. Ci fa sentire a disagio perché, seppur remoto, il rischio che qualcuno decida di scatenare un conflitto nucleare non è mai zero. È uno scenario molto improbabile, ma non impossibile. Un ulteriore tema di dibattito è il seguente: ha senso creare armi del genere? Esiste un uso giusto di un'arma così devastante? Detto in altro modo, gli Stati Uniti d'America possono essere in qualche modo giustificati per aver creato e poi usato le loro bombe atomiche? Lo so, il tema è complesso e articolato. Quando si parla di questi argomenti si scatenano emozioni contrastanti e si finisce anche nell'ambito politico. Proviamo ad attingere a un universo di fantasia che credo quasi tutti noi conosciamo, ossia quello di Star Wars. Torniamo con la memoria al primo Star Wars, ossia episodio 4, Una Nuova Speranza. La galassia, stranamente, è in guerra. Da una parte troviamo la ribellione, che sostiene di combattere per la libertà e la democrazia. Dall'altra parte abbiamo l'Impero Galattico, che invece dichiara di combattere per l'ordine e la pace. L'Impero domina una buona parte della galassia tramite il Pugno di Ferro, ma attenzione, ha anche dei suoi sostenitori tra le persone comuni. Come ci viene mostrato nelle più recenti serie TV di Star Wars, il cittadino medio dell'Impero spesso apprezza i valori dell'Impero stesso. Per la propaganda imperiale, i ribelli sono pericolosi e temibili terroristi, che non si fanno scrupoli a distruggere fabbriche, stazioni, basi dell'impero e che uccidono uomini e donne che servono fedelmente l'imperatore Palpatine. I ribelli sono pertanto un pericolo per la pace e rischiano di far precipitare la galassia in una nuova grande guerra. In molti cittadini è ancora vivo il ricordo delle guerre dei cloni, quando la Repubblica e i separatisti si sono combattuti per anni, in lungo e in largo, con interi sistemi diventati campi di battaglia con annesse vittime civili. In episodio 4 scopriamo che l'impero da anni sta costruendo un'arma senza precedenti, o per meglio dire la ultimata, un'arma frutto della migliore tecnologia e che è costata una cifra spropositata di crediti, la Morte Nera, Death Star in lingua originale. La Morte Nera in poche parole è una stazione da battaglia grande come una piccola luna che, oltre ad ospitare truppe e mezzi, possiede una potente batteria di turbolaser che possono distruggere una città, un continente o addirittura un intero pianeta in un colpo solo. Il tutto senza nessun soldato o pilota imperiale che sia messo in pericolo. Tuo figlio è appena diventato uno stormtrooper e temi che possa morire combattendo contro una cellula ribelle? Non temere, l'impero può garantire la sicurezza di tuo figlio grazie al potere devastante della Morte Nera. La Morte Nera, proprio in virtù di questa capacità di annichilire un pianeta, possiede anche un altissimo fattore deterrente. È un'ottima arma psicologica, come spiegato dal Grand Moff Tarkin, generale supremo dell'impero in un certo senso. Quando l'impero decide di distruggere il pianeta di Alderaan, intende anche inviare un messaggio ai suoi nemici: fermate subito la lotta, oppure noi spazzeremo via interi pianeti pur di vedervi sconfitti.
In un certo senso la Morte Nera è la bomba atomica della galassia lontana lontana, un'arma così devastante che anche solo la prospettiva che possa essere usata è già di per sé un'arma. Star Wars è un'opera di fantasia e quindi i ribelli riescono a trovare un modo per neutralizzare la Morte Nera, facendola esplodere in mille pezzi. Poco male, perché l'impero, che ormai aveva preso bene il ritmo e non perde tempo, costruisce una seconda Morte Nera, volendo anche più potente della prima. Ma i buoni trionfano ancora una volta, la Morte Nera numero 2, ancora incompleta, viene spazzata via e la guerra si conclude. Stendiamo un velo pietoso sui cannoni distruggimondo installati sugli Star Destroyer del primo ordine in episodio 9 della serie, ma sì, esageriamo che così è tutto più bello. In realtà no. Tornando a noi, si potrebbe dire che la Morte Nera è uno strumento di pace. La sua immane potenza distruttiva e il terrore da essa scatenato avrebbe potuto fermare la guerra civile galattica, presupponendo che non fosse stata distrutta dalla ribellione, eccetera, eccetera. Io credo che se la Repubblica avesse costruito la sua Morte Nera e l'avesse usata per stroncare i separatisti, beh, buona parte del Senato di Coruscant, capitale della Repubblica, avrebbe votato a favore di un uso mirato di una simile arma. Volendo spingersi oltre, anche alcuni ribelli sarebbero stati d'accordo nel costruire qualcosa di così potente per battere l'impero o costringerlo alla resa. Questa è la verità che orbita attorno a qualsiasi superarma. Meglio avercela noi che il nostro nemico o i nostri nemici. Se poi ce l'abbiamo tutti e due, allora si può generare uno stallo dovuto al timore che si arrivi ad usare la superarma. Sì, esatto, Guerra Fredda, sto parlando proprio di te. Stati Uniti d'America e Unione Sovietica sapevano che un conflitto diretto avrebbe condotto inevitabilmente all'uso delle armi termonucleari e ciò avrebbe portato morte e distruzione da ambo le parti. Non è di certo un caso che Star Wars e la sua Morte Nera siano nati proprio nel contesto della Guerra Fredda, dove la paura delle armi di distruzione di massa era concreta e decisamente presente nella società americana e occidentale in generale. Quando gli Stati Uniti avviarono il loro progetto Manhattan, erano convinti che la bomba atomica andava in primis sviluppata prima dei tedeschi e che poi proprio la Germania sarebbe stata il bersaglio designato. Era imperativo fermare il Terzo Reich a tutti i costi, magari risparmiando migliaia di vite americane. Questo pensiero venne poi trasferito al contesto del Giappone e di una possibile sanguinosa invasione, unito all'idea di dare un potentissimo sfoggio di potere in chiave post-bellica. In sintesi, il paragone con Star Wars ci può insegnare una cosa. Spesso, giusto o sbagliato, è questione di punti di vista. L'impero viene presentato come il male assoluto, una tirannia da abbattere a tutti i costi. La Morte Nera è quindi l'incarnazione di questa malvagità. Sono i cattivoni ad avere l'arma cattivona. Se però poi si ragiona dalla parte dell'impero, beh, la Morte Nera era lo strumento perfetto per sventare una guerra potenzialmente distruttiva e su larga scala. Noi persone comuni possiamo solo sperare che tutto vada sempre per il meglio, lasciando che siano i film di fantascienza a mostrarci l'uso delle superarmi, oppure qualche bella saga da leggere tutta d'un fiato. Spero che questo video possa essere anche uno spunto di riflessione. Vi chiedo quindi di condividere le vostre opinioni qui sotto nella sezione commenti. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché no, attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni, potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa PayPal e TP, link in descrizione. Vi invito a seguirmi sui social cercando Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!